Buongiorno a tutti. Buongiorno. Iniziamo dicendo: Teddy, vai dietro, che c'è da fare un po' di strada. Allora, abbiamo ripreso la macchina e abbiamo deciso di andarla a testare facendo un po' un giro. Abbiamo trovato un posticino, niente male, ora vi ci portiamo. Ciao. Ciao. Teddy, è caldo, vero? Di la verità, preferivi il clima norvegese, È un po' caldo, sì. Quelle curve patisce anche questo cammino, Un pochino, sì. Siamo scesi ora, siamo anche quasi arrivati, però. Abbiamo fatto una pausa per Teddy, ora proseguiamo un altro po', ma ci siamo quasi. Andiamo a scoprire queste bellezze. Teddy, dai un bacino, saluta tutti, già a tutti. Vai, qui vedrai un camion. Qui vedrai, sì, se tenga su con la velocità il camion di prima, queste strade strette ci passa neanche. Sì, siamo saliti un po' in montagna, no? Perché, addio, mamma mia, c'è la gente. Perché la strada quella, diciamo, principale, come ovvio che sia, quella più facile era. Sì, c'era lavoro in corso e allora davano comunque dei rallentamenti e noi abbiamo avuto l'idea, come sempre, di trovare una strada alternativa. E come sempre abbiamo trovato questa strada di montagna che sali, 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 stretta, tutta a curve, tipo per fare, che ne so, 12 km ci manca, cioè ci vuole dai 15 a 20 minuti. Però va bene così. E siamo noi, così, ora che fai? Riparti con la macchina sistemata e tutto. Così, niente. Una strada dritta non si poteva fare. No. Questo è per farvi capire, no? La strada leggermente tortuosa, proprio. Leggermente. Però bella. Da. Bellissima, guarda che bei colori che ci sono di fiori. Devi stare tranquillo però, stai tranquillo Teddy, perché ti portiamo in un posto che vedrai sarai felice di quel posto. Amore, bello questo posto, Una meraviglia. È un po' buio ora qui, no? Perché siamo proprio in mezzo alla natura, dentro, dentro, dentro. Però qua sotto veramente sono dei colori. Cosa c'è qua giù, Sì. No, Teddy, sì, io non vengo di lì. Io provo ad andare. Sì, attenzione. Sì, ma qua, se non torno su, vienimi a cercare, È appeso sto sentierino, ma mi sono sentito scivolare anch'io. C'è un'acqua che è una cosa micidiale. Qui non so se rende l'idea, però è proprio, è ripido. Sì, sì. Oh, ci fosse una volta che noi riusciamo a fare un sentiero semplice, Una sola. Sì, ma guarda cosa c'è laggiù. Che meraviglia. Teddy l'ha già visto, secondo me, L'ha sentito, che c'è l'acqua, ma... È fighissimo sto posto.
Vabbè, diciamolo dove siamo, no? Sì. Siamo a Cociglia, che è una frazione di Devagni d'Ucca, Toscana. E ora vi portiamo a vedere quello che c'è. Questo è il Ponte della Magia. È un pozzo. Amore, c'era una discesa, l'hai vista? No. Eh sì, di quelle d'acqua, eh? Senti, non può andare, guarda, c'è anche il segno della biscia, ci sono. Eccola, dov'è il segno? No, no, dov'è il segno della biscia? Sì, sì, ci sono, eh? Però è bello tutte queste cose che hanno fatto, eh? Sì. Andiamo, Teddy. Lui vuole andare a salvaglio, eh. È pieno di lucetto lì. Sì. Questo è il solco delle fate, amore. Ecco. Teddy. Dai. No, sei sotto il ponte. Non ci puoi andare. Diamo, Teddy. Diamo. Andiamo. Dai. Bello, eh? Comunque il video che abbiamo fatto col drone dovrebbe essere rimasto bello. Adesso voglio provare a fare adatte le gole che ci sono lassù. E se non casca il drone le facciamo vedere poi anche a voi. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Reggerà? No, no, è pericoloso. Praticamente questo è un bosco speciale, no? Perché viene tutto pulito. È un bellissimo lavoro. Però non vengono mai tagliati gli alberi. È speciale per questo qui, perché comunque qui nascono e muoiono e in ogni fase comunque della vita degli alberi sono utili poi comunque a qualcosa, no? E per gli scarafaggi, per un sacco di animali che possono trovare cibo o comunque riparo sia dagli alberi in vita che da quelli morti. L'ho letto, ero preparata perché l'ho letto, qui. Hai fatto molto bene. Sembravo esperta, in realtà mi sono documentata. Sì. No, guardate che bel parcheggio che si è fatto, sembra fatto apposta per noi.
Se non un certo costo, eh. Comunque, ragazzi, parlando, cioè, stando in questo canyon, ci aveva dato all'occhio un po' di attrezzatura sportiva, cioè c'erano dei cavi d'acciaio, delle tavole da surf. Allora abbiamo trovato un signore con la maglia. Sì, con la maglia, con il logo. Canyon Park, così. Perché è un Canyon Park? È un parco dove si può fare attività. Si schiaccia il camion, Teddy, stai bravo, eh? Allora, siccome stamattina ormai non era possibile poterlo fare, però lo fanno sempre da marzo a ottobre. E quindi ci sta. Averlo saputo, uno magari veniva organizzando anche un'escursione con le carrucole dentro queste gole che comunque non è detto che dovremmo farlo, eh. Lascio da piedi mentre si mangia. Buono, Ora si prova a andare sopra un ponte militare. Che ce l'hanno consigliato mentre stavamo mangiando. Sì, dice c'è questo ponte militare, lo attraversi e praticamente ci si dovrebbe ritrovare sulle sponde sempre di questo fiume Lima. Oppure nel fiume direttamente perché si va giù dal ponte. Ora ci proviamo. Fondarsi, ora si prova. Procedere a passo d'uomo. Ah, si leggeva solo procedere a Duomo. Ma... Guarda che bello! Santo, ma regge? Sì. Senti che mi scritto lì, no? Mamma mia, ma regge da passare così, sì. No, Teddy, non si può andare a fare il bagno, eh? Ma presente, che corrente c'è? Ti porta via? Vado io in esplorazione che è più sicuro. Cosa vorresti dire? Che se scivoli anche te la corrente ti porta via. No, Teddy, no. Il primo jolly me lo son giocato, eh. Oh, ma ci sono delle formiche giganti. Le ali? No, sono enormi. Teddy, non sei riuscito a fare il bagno oggi, eh? Sì. Mamma, sì. Vado da solo perché almeno vado a fare il bagno. Vieni qua, eh? Fa il furbo. Teddy, fermo lì, aspetta anche noi, bravo. È diventato davvero bravo, eh. Fermo, ehi, fermo lì, fermo, vieni qua. Mamma mia, no. Progressori, bravo. Teddy vuole andare sulla canoa. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking that... Un moscerino deve essere arrivato più veloce di quanto poteva andare il drone, eh? Allora, il drone l'abbiamo riportato a casa salvo. Teddy pure, sporco, ma salvo. Vabbè, quello in dettaglio. Un paio di moscerini, poverini. L'abbiamo steccati con il drone. Però è stato figo. Sì, sono piena di pinzi, ma va bene così. Sì, ci ha mangiato anche a me.
E comunque niente, noi adesso ci rimettiamo in macchina, andiamo a tornare verso casa, facendo sempre il ponte tibetano qua dietro, il legno, il ferro, e questo qua dietro col furgone mi sa che vediamo noi. Sì, ma ci si sposta. Teddy, scendi piano, eh? Dai. Via, allora facciamo vedere sto ponte del diavolo. Sì. Dall'alto. Sì, eh. Ci giochiamo ancora un jolly con il drone, eh? E oggi è giornata, noi finché non si va a finire male non siamo contenti. Da notare che nessun file è stato ancora salvato, sono tutti dentro il drone, eh? Quindi... se si fa un video voto è per quello. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, oh, oh. Oh, è la seconda volta oggi che ce l'attaccano, eh? Allora è il segno, comunque basta. Vale. Basta drone oggi. Comunque è riportato a casa salvo anche questa volta, ora basta. Quindi 99 su 100 ci sono tutti i video, eh? Sì. Ragazzi, noi oggi vi salutiamo di qua. Sì. Siamo arrivati al Ponte del Diavolo, ve l'abbiamo fatto vedere anche un po' col drone. Oggi è stata una giornata molto piatta, senza aver fatto le varie, come si chiamano, avventure di rafting, niente, siamo solo andati a vedere oggi. Non abbiamo fatto nessuna attività, anche perché non pensavamo. Attività, ecco. Veniva il termine tecnico. Che non pensavamo, ecco, di trovarle tutte così, in realtà andrebbero prenotate, quindi la prossima volta magari partiamo già con le prenotazioni in mano. Però è stata una bella giornata, speriamo che vi sia piaciuto anche voi questo video. E nulla, noi adesso ci mettiamo a preparare la macchina, perché in questi giorni si parte e poi vedrete dove andremo. Sì. Giusto? Ve lo voglio dire? No, vi lasciamo con la sorpresa. No, non ve lo diciamo. Va bene. Allora, ciao nulla. A tutti. Ciao a tutti.